La carta che ci accompagnerà dal 13 al 19 di novembre è il Re di Spade, e il Re di Spade è una carta di così grande autorità e così grande rispetto che non posso non consigliarti di tirare fuori la tua idea e renderla un caposaldo all'interno di un gruppo che può essere una famiglia, un team di lavoro. Insomma, hai strutturato un'idea così solida, forse data dall'esperienza, dagli errori che hai fatto, questo non te lo so dire, ma hai strutturato un'idea così solida che non avrai delle sorprese o non c'è nient'altro da capire oltre quello che hai già capito. Quindi tira fuori la tua idea e falla essere la base sulla quale tu o il gruppo che ti sta dietro può edificare tutto il resto, quindi un progetto, una relazione o tutto ciò che magari stai mandando avanti. Quello che ti viene chiesto nei prossimi giorni, spero che non ti stia scomodo questo ruolo, è metterti alla guida. Questo ruolo può essere riconosciuto, per esempio all'interno di un lavoro, quindi una responsabilità molto grande, oppure può essere un accordo silente, un accordo indiretto, magari all'interno di un gruppo dove avete tutti le stesse mansioni o comunque tutti gli stessi ruoli, ti viene richiesto di importi sugli altri, prendendoli per mano e divenendo la loro guida. Il Re di Spade ci dice anche che non avrai degli attriti da parte delle altre persone rispetto a questa situazione, e allora è arrivato il momento di farlo. Mi raccomando, proprio come farebbe questa carta, evita il volo pindarico, evita il fronzolo, evita di costruire castelli in aria. No, amico mio, ciò che ti viene richiesto è andare dritto al punto, arrivare al nocciolo della questione, parlare molto poco, ma in modo saggio, e soprattutto fare i fatti. So che qualcuno si sentirà particolarmente scomodo all'interno di questo ruolo di guida, perché magari sente di non essere troppo compassionevole verso le persone che gli sono attorno, oppure poco umano, ma ti dico una cosa: questo distacco è ciò di cui hai veramente bisogno in questa settimana. Creare questo distacco ovviamente con gli altri, dove la tua idea diventa l'idea del gruppo. Te lo ripeto, hai maturato la vera verità. Nessuno può darti input migliori di quelli che hai già ora. Se questo ti risuona, prendi le tue carte dei tarocchi e lavora con la domanda: come posso comunicare più direttamente con gli altri? Più direttamente si intende in modo più vero, senza il fronzolo di cui parlavo prima, e soprattutto diretto. Questa domanda è utile per tutte le persone che tendono ad abbellire il discorso oppure a indorare la pillola, soprattutto se si sentono a disagio nell'esprimere la propria verità. Mi raccomando, lavoraci anche tu. Domani sul canale uscirà il video a supporto di questa carta, quindi il famoso tiraggio a tre arcani, in modo tale da capire ancora meglio questa carta, quindi le frequenze che questa carta ci sta comunicando, e andare proprio più in profondità nel discorso. Per ora ti lascio, ti auguro buon lunedì e ci vediamo domani con il tiraggio a supporto di questa carta. Ciao!